Buongiorno, buongiorno brava gente, buona domenica delle Palme, Santa Settimana Santa. Vengo con questa immagine perché questo Francesco che sta sul cavallo, che ritorna sconfitto da Collestrada e va simbolicamente verso la sua casa, il Tempio. Vorrei che ci ricordasse quell'immagine di Gesù sull'asinello che entra a Gerusalemme. Oggi è questa immagine, è l'immagine dell'ulivo che dovevamo tutti quanti sollevare gridando Osanna al figlio di Davide. E allora questa immagine dell'ulivo, che è simbolo di questo giorno santo, di questa prima domenica che ci porterà alla Pasqua, vorrei che ci fosse ricordato con due immagini che aprono e chiudono la Bibbia. La prima è quell'ulivo che viene consegnato dopo il diluvio universale a Noè con una colomba. È come se fosse l'immagine di Dio che ci consegna l'ulivo. Ci consegna la pace, dicendoci la tua vita è fatta per la pace. E l'altra invece è quella nell'Apocalisse, quindi un po' la testa e la coda della Bibbia, l'ultimo libro, dove noi assistiamo a questi uomini, a queste donne che hanno lavato con il sangue del martirio, della testimonianza, la loro vita e hanno in mano la palma della vittoria. Io credo che sia una bellissima immagine questa, e cioè che in fondo la nostra vita è fatta per cantare vittoria, cioè la vittoria sul male, la vittoria sull'odio, la vittoria sul rancore, la vittoria sulla divisione, cioè vogliamo essere persone che uniscono, persone che all'odio rispondono con amore. Ecco, allora quest'oggi è come se Gesù ci consegnasse l'ulivo e ci dicesse: portalo nella tua vita, eh? Fa cantare la tua vita, non cantare me, fa cantare la tua vita, eh? Allora queste due immagini aprono un po' la riflessione che oggi vorrei condividere con voi sul grande Vangelo e vi dico questo mentre facciamo una specie di pellegrinaggio insieme con l'ulivo andando nel Tempio. Che cosa ci ricorda l'episodio biblico? Intanto ci ricorda che dobbiamo attraversare due porte. Gesù attraversa la porta di Gerusalemme, per entrare nel Tempio e noi siamo chiamati ad attraversare la porta della vita, la porta di questa settimana santa, ad entrarvi. Questa è la prima riflessione, se volete, l'immagine simbolica. Noi attraversiamo questa porta del Tempio di Assisi, per entrare in comunione con Dio, in comunione con Gesù, in comunione con Francesco. Il secondo motivo di riflessione è questo Gesù che giunge nel nome del Signore, cioè Gesù non viene da sé. Gli astanti ce lo ricordano, viene nel nome del Signore. E allora noi ci chiediamo, la nostra vita è un riproporre il nostro io, le nostre opinioni, o invece è un riproporre quell'amore di Dio che come cristiani noi professiamo? L'altra considerazione, è che è bello quello che dice l'Evangelista oggi, e cioè che si compiono le scritture, che in Gesù si compiono le scritture. Ecco, allora, questa affermazione portata, calata nelle nostre vite, ecco, dobbiamo dirci, si compie la tua parola nella mia vita, si realizza. Beh,
Vedete, non bisogna fare gli eroi, chissà quali grandi cose. A volte un piccolo gesto fatto nel suo nome, ecco, e dirci: Signore, si sta compiendo la tua volontà nella mia vita. A volte questa volontà è difficile, a volte questa volontà è semplice, altre volte è in salita, in discesa, ma si compie la tua volontà nella mia vita. E poi l'ultima considerazione. È interessante perché questa storia di Gesù in fondo affronta il male, l'odio, il rancore e diventa una storia di salvezza, e diventa una storia di salvezza. E allora anche noi, tutto ciò che ci capita, anche il fallimento, anche queste possibilità restrittive di questi giorni, anche il peccato, diventa storia di salvezza, la facciamo diventare storia di salvezza, la trasformiamo. E allora con voi diciamo il nostro Amen a Gesù. Oggi attraverso, ecco, la porta simbolica di Assisi, la porta di questa settimana santa. Oggi dico: Signore, io cammino nel tuo nome. Oggi dico: Signore, questa parola si compia nella mia vita. Oggi dico: Signore, tutta la tua storia io la trasformo in me, in storia di salvezza. Tutto il male che vedo io lo trasformo in storia di salvezza. Ecco, diventi questo il nostro augurio, cari amici, e insieme a voi, vi dico buona settimana santa, ce lo auguriamo insieme, e insieme a voi varco questa porta, ecco, simbolicamente, e vi porto, per concludere, ad un'immagine, vi porto ad un'immagine che ci ricorda come la vita di Francesco è la riproposizione della vita di Cristo. Qui il primo ciclo, vedete, ci ricorda la storia di Francesco, e in alto abbiamo la storia della salvezza, Antico e Nuovo Testamento. Però vorrei che questa settimana iniziasse anche con questa immagine che ci riporta, ecco, la vita di Francesco, la vita di Gesù. Qui stiamo, è il primo affresco del ciclo di Giotto nella Basilica Superiore, vedete? E a Francesco viene tributato onore, riverenza, stima, amicizia, gli si buttano ai piedi i mantelli, il tappeto. Ecco, è un po' rivivere in Francesco la vita di Gesù che entra a Gerusalemme, qui lui entra nella sua città. E con questa immagine di un Francesco che è l'Alter Christus, ci auguriamo una santa settimana.